Namaste, buongiorno a tutti, spero stiate bene. Oggi, finalmente, nella lezione numero 5, parleremo delle famigerate cellule staminali. Avanti tutta. Benvenuti nuovi membri, benvenuti al corso numero 5. Oggi impareremo di più sulle cellule staminali. Le cellule staminali sono cellule non differenziate, in altre parole sono, non sono ancora sviluppate, sono capaci di differenziarsi o di svilupparsi in più di 200 tipi di cellule adulte, con dunque funzionalità ben specifiche. Per di più, ogni cellula staminale è capace di replicarsi in autonomia. Cioè, le cellule staminali loro stessi sono capaci di duplicarsi. Uso una grafica per illustrare questo aspetto. Quindi, la cellula staminale è indifferenziata. Ad esempio, oggi una cellula in un rene si è danneggiata, o una cellula nel fegato è danneggiata, o un neurone nel cervello si è danneggiato. O c'è un problema al cuore. Il corpo come fa a riparare questi tessuti? Utilizzando una cellula staminale per differenziarsi e diventare la cellula corrispondente e riparare quello che c'è da riparare. Allo stesso tempo, queste stesse cellule staminali sono capaci a replicarsi autonomamente. Come funziona allora il prodotto della Lifeway? Il prodotto della Lifeway riattiva le cellule staminali tramite due meccanismi. Numero uno, le Lifeway riattiva le cellule staminali latenti, diciamo, o che non sono, non sono attive, perché una porzione delle cellule staminali restano disattivate fino alla fine dei nostri giorni, ma questo peptide di rame GHK che viene riattivato aiuta a svegliare queste cellule dormenti. Invece, parlando del sistema di autoduplicazione delle cellule staminali, quello va deteriorando. Più invecchiamo. L'X39 è capace di risettare, di ripristinare l'espressione genetica, nel senso che ogni cellula staminale riesce a replicarsi senza errori. E quindi quando si duplicano, quando si replicano, non c'è perdita di qualità e quindi abbiamo sempre numeri di cellule staminali a sufficienza per un determinato lavoro che va fatto nel corpo. Conoscete il gioco di Mahjong o giocate a carte? Conosciamo tutti e magari amiamo tutti la figura del Jolly. Perché? Perché Jolly può trasformarsi in qualsiasi carta. Quindi la cellula staminale, cioè il Jolly è come la cellula staminale del nostro corpo. Quindi, per capire meglio il cellulo staminale, parliamo della medicina rigenerativa, perché sarà un grande tema negli anni a venire. Nella prima classe, vi ricordate, parlavamo dei tre pilastri della salute e parlavamo anche del fatto che la più parte delle persone non guarda alla degenerazione degli organi interni. Se parliamo quindi di problemi comuni come osteoartrosi, problemi al fegato, problemi ai reni, attacchi cardiaci, degenerazione muscolare, diabete e altre. Tutte queste malattie sono tutte causate dalla degenerazione delle cellule. Quindi la medicina rigenerativa aiuta appunto ad affrontare questi problemi di degenerazione.
vorrei darvi una prospettiva. Magari negli anni passati le cose principali di cui la gente si preoccupava erano febbre, tosse, febbre o dolori. Quindi magari vai in farmacia, ti fai dare ibuprofen, oppure diphenhydramine, oppure paracetamolo, oppure aspirina. Queste sono tutte basate sulla medicina, o specificamente basate nella farmacologia. Invece i problemi più comuni e più complessi di oggi sono molto diversi. Se parliamo della demenza, di debolezza cardiaca, artrosi o sclerosi multipla. Se parli ai dottori, tipicamente come risponderanno? Diranno: non ho una medicina specifica per il tuo problema, non riesco a curarti con questa medicina, però riesco a darti qualcosa che può rallentare o arrestare la degenerazione. Non è così? Quindi è possibile provare a ricrescere le cellule nervose per curare la demenza? È possibile ripristinare i cardiomiociti per ripristinare i muscoli del cuore? È possibile rigenerare i condrociti che aiutano a ricostituire la cartilagine? Oppure ricreare le cellule gliali che ci aiutano a proteggere i neuroni e per evitare la sclerosi multipla. Quindi, questo campo di medicina che utilizza questi metodi per curare le malattie o problemi rigenerativi si chiama la medicina rigenerativa. E ciò che vediamo oggigiorno è una transizione da una medicina basata sui farmaci a una medicina rigenerativa. È questo che è molto eccitante ed interessante. Quindi, se qualsiasi tipo di problemi bisogna spendere molto tempo e soldi, come funziona e come riparare ogni tipo di cellula, ci vorrà tantissimo tempo e ci vorranno tantissimi soldi. Oppure possiamo dedurre e capire il semplice fatto che tutte queste cellule cosiddette adulte originano tutte da un luogo comune, che sono le cellule staminali. E per questo le cellule staminali sono la chiave della medicina rigenerativa. Se vediamo anche il numero di pubblicazioni da 20 anni a questa parte nel campo delle cellule staminali e la medicina rigenerativa, sono esplose. Quindi c'è molto molto interesse in questo campo. Allora, se vuoi dunque aumentare il numero di cellule staminali, abbiamo visto che quindi magari ti rendi conto che la degenerazione della funzione degli organi interni cioè sta peggiorando, e quindi parliamo di medicina rigenerativa di cellule staminali. Come aumentare le cellule staminali? Questa è la domanda clou. Allora, in questa grafica che guarderemo insieme, non parliamo degli aspetti legali, va bene? Perché alcuni trattamenti riguardanti le cellule staminali sono legali in alcuni paesi, ma illegali in altri paesi. Quindi vi sto solo dimostrando le varie opzioni che esistono in giro per il mondo oggigiorno. In grosso modo ci sono due tipologie di procedure: cellule staminali tue oppure straniere, cioè nel senso da un donor. Puoi fare un trapianto, cioè guardando a quelle che vengono da fonti terze, puoi fare un trapianto. Ti fai prendere le cellule staminali da qualcosa o qualcun altro e le fai iniettare. Oppure le puoi anche prendere, ad esempio, dagli animali, dalla placenta.
oppure da estratti dalle piante. Questa è la categoria di fonti terze. Quando parliamo delle cellule staminali nostre, ci sono anche lì due opzioni. Puoi farti riniettare le tue cellule staminali concentrate. Poi vi do tutta la terminologia medica più avanti. E poi la seconda opzione per le tue cellule staminali è la fototerapia, che è ciò che utilizziamo nella LifeWave. Eccovi i costi associati, circa, quindi 100 euro al mese circa fototerapia, fonte animale o pianta, circa 800 euro al mese, e un trapianto circa sui 25.000 euro. Quindi decidete, guardate e vedete cosa fa per voi. Vi aiuto solo ad analizzare. Allora, parliamo della appropriatezza. Qual è il metodo più appropriato? Cellule staminali tue o che vengono da fonti terze? Ovviamente le tue, è sempre meglio usare le proprie cellule staminali. Poi parliamo sicurezza. Preferisci consumare un supplemento o andare in ospedale e farti fare un'operazione e iniezione? Nella procedura di un trapianto, o preferisci mettere un cerotto dietro al collo, o che puoi addirittura appiccicare sui vestiti e funziona comunque. Fototerapia sicuramente è il metodo più sicuro. Poi, parlando della sostenibilità, bisogna capire varie cose, soprattutto l'inversione dell'età o della funzionalità degli organi non è una cosa che si fa da un giorno all'altro, ci vuole tempo. Se costruisci un grande palazzo, anche se hai un cemento fantastico, quando lavori sul cemento gli devi dare un po' di tempo per indurirsi. Quindi anche quando parliamo della rigenerazione della funzionalità degli organi interni, come far sì che possiamo fare sostenere questo processo a lungo andare? Deve essere anche finanziariamente sostenibile e la fototerapia è di gran lunga il metodo meno caro. Numero 4, win-win. Quindi offriamo i nostri prodotti nel modello di vendita diretta e quindi se vedi il prodotto e vedi i risultati in te stesso e utilizzi il prodotto, puoi condividere le testimonianze e i prodotti con altri e se gradisci puoi ricevere poi in futuro il tuo prodotto ancora a meno costo o addirittura gratuito. Allora, se volete parlare di queste informazioni a un professionista medico o al vostro dottore di famiglia, eccovi la terminologia specifica. Questi sono i termini utilizzati. Se volete parlare di fototerapia, dovete usare il termine fotobiomodulazione. Quando utilizziamo le nostre cellule staminali, ma estratte, allora adesso vi spiego, questo è il processo di trapianto autologo, cioè vai in ospedale, ti estraggono le cellule staminali. Prima di tutto però devi prendere dei farmaci per forzare il corpo a produrre più cellule staminali. Poi queste cellule staminali vengono estratte dal tuo corpo e vengono messe in un freezer. Poi c'è la parte critica, che è la parte che po poche persone conoscono, ma che è molto importante da sapersi. Sottoporti a chemioterapia, perché solo quando il sistema immunitario è molto debole riescono a riniettare le cellule staminali. Quindi pensate a questo tipo di procedura per diventare più giovani, per diventare più sani. Vogliamo veramente sottoporci a una chemioterapia? Poi c'è la procedura allogenica, che sono cellule staminali di origine
umana, ma di un altro essere umano. Poi invece c'è xenogenico, dove si prendono cellule staminali da animale o piante. Spero vi sia interessata questa sessione e con questa conoscenza spero che vi siate resi conto che avete fatto la scelta migliore della vostra vita. Sicuramente possiamo invecchiare con più grazia, vivere più a lungo e vivere meglio e condividere e volendo condividere queste conoscenze con i vostri cari. Nella prossima sessione parleremo delle varie fasi del recupero del corpo. Recupero lungo l'utilizzo dell'X39. Ringrazio, era un video un po' più lungo e un po' più denso e scusate se a volte mi sono un po' incartato nell'interpretazione, nel doppiaggio. E fatemi sapere se avete qualche dubbio a riguardo. E una volta che avete visto questo video, ormai lo sapete già, e siete pronti per la prossima puntata, fatemelo sapere che ve la mando. Vi auguro una splendida giornata. Ciao!